Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi mi trovate nella stanza dei rettili, che non c'entra assolutamente nulla perché stiamo per partire e andare alla famigerata fiera delle moto a Verona. Perciò ragazzi, questo video sarà completamente dedicato alla fiera delle moto, perciò io vi dico che ci vediamo là e buona visione. Ok ragazzi, eccoci qua, ingresso San Zeno per la fiera. Scusate un attimo le riprese che ci stavo registrando col telefono. Adesso giriamo i tornelli e siamo dentro da dove fanno le gare. Non vi spoiler nulla, ci vediamo dopo. Signori, guardate qua che roba! Raga, veramente! Cioè raga, tra tutto questo è pieno anche di skyline, veramente. Spettacolo finito, ora cerchiamo l'ingresso e là vedo il padiglione della Yamaha, veramente raga, bellissimo. Ragazzi, ci entriamo nel padiglione 6 perché ora ce l'abbiamo tutti qua in fila fino in fondo. Siamo accanto alla pista, quella per le moto, per l'enduro. Qua c'è il padiglione numero 6 e noi iniziamo ad entrarci. Vediamo se riusciamo a fare qualche incontro. Ecco lì, vedete raga, la pista per gli enduristi. Ovviamente dopo ci saranno le varie gare, le varie ore. E già qua, cioè raga, fuori dal padiglione, guardate qua che roba. Cioè, bellissima. Cioè, guardate qua che roba. Vabbè, adesso proviamo ad entrarci nel padiglione 6. Raga, appena entrati ci sono lì i caschi e qua posso vedere veramente due moto che... Boh. Bellissime, raga. Non so neanche io dove mettere i miei occhi perché boh, bellissimo tutto quanto, è bellissimo. Guardate qua il K. Qua ovviamente ci sono degli shop, possiamo comprare un paio di roba, ma non ho intenzione di comprare nulla purtroppo. Cioè, raga, roba è veramente fuori dal normale qua. Vabbè,
adesso provo a farmi un giretto. Poi tipo ci sono ste moto dove ci si può salire sopra, tipo questo qua è un TRK 502, cioè adesso appena se ne libera anche solo una provo a salirci. Veramente raga, bellissimo. Cioè guardate questa, bellissima, cioè. Veramente, cioè, pieno di moto bellissima. Veramente, no, niente da dire. Niente da dire, assolutamente. Troppo bello tutto quanto. Tutto troppo bello, raga. Cioè boh, guardate che splendore, veramente. La moto, cioè, è gigante sta moto qua. Io veramente non sono, cioè, se io montassi mai su una moto come questa, non lo so, cioè, è enorme, è veramente enorme e penso anche pesantissima, penso. Sono moto veramente, cioè, tipo anche questa, non sembra mai, è gigante, cioè, cazzo, è immensa. Cioè raga, adesso dal video non rende, però c'è un'immane quantità di moto dove ci si può salire sopra. Cioè, voi non potete capire. Cioè, poi lascia fare, lascia correre. È pieno. Cioè, guardate anche questo. Cioè ci sono moto di tutti i tipi, cioè ci si può salire anche sopra moto un po' più semplici tipo queste, oppure sopra proprio 1000 o robe così. È bellissima sta roba. Cioè guardate là tutte le tute. Tutte della, cioè, raga, è un sogno questo. Cioè, però, cioè, nel senso, bellissimo. Cioè raga, guardate sta moto. Doppio scarico. Cioè, robe assurde veramente. Cioè guardate sti KTM. Cioè raga, raga, cioè questa, se non la conoscete siete proprio, siete proprio, non so, stupidi. È la moto del Daniel Valperta, raga, il messicano. Cioè guardate con che pancia non me lo sta a dire. Bellissima. Cioè guardate qualche roba. Adesso tra poco abbiamo finito il padiglione numero 6. Cioè guardate qua. Veramente raga, bellissimo. Con questo ho finito il padiglione 6. Padiglione 4 mi dicono che dovrebbe essere il migliore, quindi lo teniamo un po' più avanti. E proviamo ad andare al padiglione numero 7. Eccolo là. Ok, allora abbiamo padiglione 6, che è quello da cui sto venendo. 1, 2, 3, 4 e 5 di là. E il 7 è di qua. Eccoci qua. Padiglione 7, arrivo. E adesso
e faccio vedere ovviamente le parti un po' più belle. Badiglione 7 è qualcosa un attimo di un po' più rudimentale, cioè gli altri erano stati belli, curati e tutto quanto, questo è un attimo un po' più, insomma, un po' più lasciato a se stesso, bello, perché è bello ovviamente. Qua stanno facendo qualcosa, adesso proviamo ad andare a vedere di cosa si tratta. Qua al lato vedo dei 125 da paura. Ecco, vediamo qua cosa stanno facendo. Stanno spiegando un paio di robe sulla moto, stanno spiegando. Cioè qua, guardate qua dentro che moto da paura che ci sono. Sono tutti TM, raga, bellissime. Qua non si può passare, dobbiamo fare il giro un attimo un po' più largo. Cioè, senza andare a cioè raga, veramente, c'è di impressione. C'è tutto motore, raga. La roba è scandalosa. Padiglione 7 finito, allora io vi dico, ci sta perché comunque, però non è che mi abbia preso così tanto da dire oh che bello, bellissimo, però cioè, dai, ci sta, è più che altro una roba dove mangi o compri vestiti o robe simili, perché insomma era catalizzato tutto su questo. Ora torno al padiglione 6, almeno qua c'è un po' di figa. E poi provo ad andare al padiglione numero 4, che dicono che sia il migliore, dicono. Dovrei essere entrato nel padiglione numero 4, penso. Però che non c'era scritto da nessuna parte. Seguendo le indicazioni dovrebbe essere il padiglione 4. Ad ogni modo, non capisco perché dicono che sia il migliore. Perché in realtà sì, cioè, ci sta bellissimo, come tutto il resto. Però, come ho appena detto, è come tutto il resto della fiera. Perciò boh, adesso proviamo ad andare in giro a vedere perché dicono che sia il migliore. Cioè, ad ogni modo, comunque vedete che è un misto di zone dove ci si può fermare a mangiare, moto, gomme, articoli da comprare tipo caschi o tute. È una via di mezzo un po' di tutto. Raga, ragazzi, stavo dicendo, guardate qua che moto che ci sono, veramente bellissimo. Cioè gli hanno messo letteralmente i led dentro queste moto da paura, raga, cioè rendendo un effetto di quelli assurdi.
Là vedo due fighe, provo ad avvicinarmi. Le metterò. Ci stiamo avvicinando. Allora, qua possiamo notare gente che vede tipo marmite o robe così. Ci sta, raga, roba è veramente fuori dal normale. È veramente, raga, bellissima. Adesso vediamo poi cos'altro possiamo farvi vedere. Ok, ragazzi, allora il video per ora finisce qua, perché ho deciso di dividerlo in parte 1 e parte 2, essendo che durava troppo. Perciò qui concludiamo la parte 1 e tra qualche giorno vedrete pubblicato sul canale la parte 2. Di conseguenza iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervela. Perciò noi ci vediamo nel prossimo episodio o in qualche altro video se voi andrete a guardare gli altri. Ciao ciao!